Ma cosa hai messo nel caffè? Allora parliamo a bassa voce, siamo qui al roof dell'Ariston, è appena iniziata la prima conferenza stampa del festival. Allora è finita la conferenza stampa, qui vedete ci sono i giornalisti che mangiano, come ogni giorno ci collegheremo con dei commenti, intervisteremo alcune delle più importanti voci del giornalismo musicale italiano. Oggi abbiamo con noi dalla stampa Luca Dondoni. Ciao Luca. Ciao Matteo. Allora, saluto i nostri amici di Sanremo Caffè. Ciao ragazzi. Senti. Papa ha dato le dimissioni, Fazio è a Sanremo, Cutugno porta il coro dell'Armata Rossa, cos'è? L'incubo di Berlusconi che i bolscevichi hanno preso potere in Italia è diventato realtà? Beh, io non lo so che cosa sia realtà, ma sicuramente la realtà ha superato la fantasia, in particolare di Nanni Moretti, perché il suo Habemus Papam non poteva essere più incredibilmente reale oggi, visto che peraltro il discorso che lui fa fare al Papa nel film sembra quasi tale e quale a quello che oggi Benedetto XVI ha detto a Roma. Questa notizia è arrivata come ha deflagrato, è arrivata come una bomba qui al festival, però che peraltro un nostro inviato della stampa si è dovuto recare immediatamente a Roma, quindi è stato un cambio di persone e così accade anche per altri importanti giornali. C'è parecchia carne al fuoco. Intanto appunto come si è detto in conferenza stampa, ci sarà anche il caso di questi due gay che si sono sposati a New York e verranno a portare la loro testimonianza qui a Sanremo e quindi scompagineranno anche in questo caso un pochettino l'andamento solito del festival, ma Fabio Fazio ha appunto detto che è un tema talmente d'attualità, vedi l'Inghilterra, vedi la Francia in questo momento, che parlarne gli sembrava a sua volta super attuale anche da noi. E poi ci sono tante altre notizie che riguardano questo festival e che purtroppo vanno un po' in secondo piano dopo quello che è successo dal punto di vista diciamo ecclesiastico, e sono un premio che per la prima volta viene dato alla canzone, al testo della canzone. Venerdì verrà premiato il testo di una canzone di quelle che partecipano al festival, che abbiamo oggi sentito, appunto verrà intitolato a Sergio Bardotti. E poi ancora la statua del grande Mike, una statua di 2 metri di Mike Buongiorno, verrà inaugurata venerdì qui a Sanremo, verrà posizionata credo non distante dall'Ariston e verranno proprio la moglie di Mike Buongiorno, Daniela Zuccoli, e i figli proprio per inaugurarla, alla presenza, adesso non so di chi, ma qualcuno diceva ci sarà anche Pippo Baudo sarà presente venerdì proprio per il Sanremo Story qui, e poi tutto un sacco di altre cose, insomma un Sanremo che già parte con non una macchina, con 5 macchine che stanno partendo e chissà dove ci porteranno, sì. Però insomma indubbiamente. Che cosa ti aspetti adesso, al di là di pronostici che è ancora presto fare, che cosa ti aspetti di più da questo festival? Ancora prima che inizi, insomma. Ma sai, cosa ci si aspetta? Fondamentalmente bisogna vedere la prima serata, perché una cosa della quale non abbiamo parlato è anche la novità delle 2 canzoni. Certo. Stando sulla musica, fermandoci sulla musica e dimenticandoci per un attimo tutto quello che c'è intorno, è abbastanza particolare, è abbastanza impossibile dirci oggi che cosa il pubblico premierà di questo festival. Per esempio Fazio stesso ha detto: io non so come la gente prenderà il fatto che ogni cantante canterà 2 canzoni, sarà lungo, sarà troppo, avremmo fatto bene, avremmo fatto male, questo potranno dirlo solamente gli ascolti, no? Quindi quello che mi aspetto è sicuramente la canzone verrà elevata, perché ci sarà più musica da ascoltare. Come la prenderà il pubblico, questa chiaramente è l'incognita che rimane. Io mi aspetto un grande festival comunque, mi aspetto un festival di novità, un festival che in qualche modo innova, perché mai è stato come oggi, mai è stato come questo 63° festival. Stiamo a vedere, ma naturalmente nei prossimi giorni ne sapremo di più. Grazie Luca, magari ci incontriamo nei prossimi giorni, ti lasciamo mangiare e poi ci prendiamo il caffè. Va bene, ok. Ciao, ciao a tutti.